Eccoci ad un nuovo incontro. Hai mai sentito il bisogno, il dovere di aiutare gli altri? Se la risposta è sì, guarda questo video fino alla fine, perché voglio spiegarti quali sono gli schemi di pensiero dietro questo atteggiamento. Ma prima di andare avanti, mi presento. Sono Angelo e sono uno psicologo che ama fare divulgazione. Proprio a questo scopo, oggi voglio parlarti di un atteggiamento molto frequente, ma anche molto deleterio. Sicuramente aiutare gli altri è una cosa positiva, è una cosa che ti fa onore. Diverso invece è quando la spinta ad aiutare gli altri va contro i tuoi interessi, le tue esigenze, i tuoi bisogni. Infatti è importante distinguere una spinta costruttiva a sostenere ed aiutare gli altri, c'è quella che rispetta i tuoi bisogni, le tue esigenze, i tuoi desideri. Dall'altra parte però ci può essere anche una spinta meno costruttiva, una spinta nociva, quella che ti porta a non tenere in giusta considerazione quello che tu provi, i tuoi valori e le tue esigenze. Purtroppo molte persone scivolano in questa seconda condizione, hanno un atteggiamento mentale tale per il quale aiutare gli altri è più importante ed è una necessità superiore ai propri bisogni. Cerchiamo ora di capire quali sono quegli schemi di pensiero dietro questo atteggiamento. Il primo schema di pensiero è legato al controllo. Molte persone provano ansia, angoscia, agitazione quando non hanno il controllo sulle situazioni. Molto spesso sfruttano i problemi, le situazioni altrui per riacquistare il controllo, per affermare il loro potere. Aiutare gli altri, quindi, diventa una forma di controllo che loro esprimono per tranquillizzarsi. Molto spesso le persone direzionano la loro attenzione sui problemi altrui perché pensano di essere impotenti nei confronti delle loro difficoltà. Pur di non sentirsi senza controllo sulla loro vita, direzionano l'attenzione sui problemi altrui. In questa maniera sentono di aver riacquistato un po' di controllo. È quello un po' che accadeva a Ludovica, che sentiva il bisogno, il dovere di aiutare gli altri, molto spesso a scapito delle proprie esigenze, del proprio tempo. Abbiamo cercato insieme di capire cosa ci fosse dietro quel comportamento e lei mi ha detto che non voleva avere a che fare con le sue difficoltà relazionali con il partner e col fatto di dover scegliere l'università. La ragazza, pur di non affrontare qualcosa che temeva di non poter controllare, aveva direzionato tutta la sua attenzione sui problemi degli amici. Sentiva questa spinta a doverli aiutare e sostenere. Strettamente legato al controllo vi è anche l'evitamento. Molte persone indirizzano il loro aiuto verso gli altri perché non vogliono confrontarsi con i propri vissuti emotivi. A differenza del controllo, nel quale la persona aiuta l'altro per riacquistare controllo, in questo caso vi è una vera e propria forma di evitamento. Proiettare l'attenzione sugli altri aiuta la persona a non entrare in contatto con i propri vissuti emotivi, con i propri problemi, con le proprie convinzioni. È una forma di evitamento che aiuta la persona a non confrontarsi con eventuali angosce. Preoccuparsi per gli altri diventa un modo semplice per evitare di preoccuparsi per se stesso. Quando Mirella mi ha chiesto aiuto, mi ha detto che si sentiva particolarmente logora dallo stress. Abbiamo cercato di capire quale fosse l'origine di questi suoi vissuti e lei mi ha detto che passava le giornate ad aiutare i suoi amici. Ad un certo punto gli ho consigliato di mettere un confine, di dedicare più tempo a se stessa. E lei mi ha detto in maniera molto chiara che aveva paura, perché a quel punto avrebbe dovuto confrontarsi con il suo matrimonio,
su quello che stava vivendo all'interno del suo matrimonio. Infatti, aveva preso sempre più consapevolezza di non amare il marito. Aiutare gli altri era un modo per non vedere la sua sofferenza, per non dover prendere delle decisioni. Un altro motivo per cui senti la spinta ad aiutare gli altri è dovuto alle tue regole interne. Probabilmente ti etichetti come il pacificatore, colui che risolve i problemi, colui che deve aiutare. Hai imposto a te stesso delle regole, delle etichette che ora senti di dover rispettare. Le etichette che tu utilizzi per definire te stesso ti portano ad identificarti come colui che deve aiutare gli altri. Questa identificazione ti impone di aiutare gli altri, altrimenti non sai più come definirti. Se vuoi uscire da questa trappola, è importante che tu impari a guardarti nella complessità, a definirti in maniera più ampia. Limitare la tua personalità a colui che risolve i problemi, al pacificatore, a colui che aiuta gli altri o alla croce rossina o croce rossino non fa altro che limitare la tua libertà. Impara a vederti come una persona che ha dei bisogni, dei diritti, delle esigenze, che può scegliere di aiutare gli altri, ma anche prestare attenzione a se stesso. Imparando a guardarti nella complessità e in maniera più ampia, eviterai di essere tu stesso vittima delle etichette. Un altro schema di pensiero che può portarti a dover aiutare gli altri è quello di non prestare attenzione ai tuoi bisogni e alle tue esigenze. Molte persone infatti direzionano l'attenzione verso i problemi altrui perché pensano che i loro bisogni, le loro difficoltà non siano importanti. Spesso queste persone sono nate in un ambiente dove l'affetto, l'amore, l'apprezzamento era condizionato a come loro aiutavano gli altri. Se sei una di queste persone, hai appreso che puoi essere amato solamente se metti in secondo piano i tuoi bisogni, le tue esigenze, i tuoi desideri. I bambini che nascono in un ambiente simile e che apprendono questo schema di pensiero credono che l'unico modo per essere amati è prodigarsi per gli altri. Oggi riproponi questo schema di pensiero anche nelle tue relazioni da adulto. Anche in questo caso è fondamentale che tu impari a riconoscere le tue esigenze, i tuoi bisogni, ciò che realmente desideri. Vittima di questo schema di pensiero era Francesco, che mi ha chiesto una consulenza perché si era reso conto che il suo rapporto con gli altri era disfunzionale. Era sempre disposto ad aiutare gli altri, sentiva di doverlo fare anche senza ricevere nulla in cambio. Nonostante lui pensasse che fosse una cosa positiva, sentiva dietro la sensazione di qualcosa che non andava per il verso giusto. Abbiamo cercato di indagare cosa ci fosse dietro questa sensazione e lui ad un certo punto ha ricordato delle immagini infantili, delle situazioni nelle quali quando cercava aiuto, quando esprimeva i suoi bisogni, la madre gli diceva che era un egoista. Lui ha imparato così che esprimere i propri bisogni era una forma di egoismo e di conseguenza ha messo tutta la vita in secondo piano le sue esigenze. Un altro schema di pensiero che ti porta a dover aiutare gli altri è quello dell'invischiamento. Che cosa si intende con questo termine? Con il termine invischiamento si intende la mancanza di confini tra noi e gli altri, tra le nostre esigenze e quelle delle altre persone. Molto spesso la persona che ha un atteggiamento invischiante è nato in una famiglia dove non c'erano confini tra genitori e figli, o tra i figli, o tra i genitori, o anche con gli altri parenti. I problemi di un individuo erano i problemi di tutta la famiglia. Tutti
tutta la famiglia si faceva carico delle difficoltà di un singolo individuo. Per quanto possa sembrare bello questo atteggiamento mentale, in realtà porta l'individuo a non mettere il sano confine tra le proprie difficoltà e quelle altrui. Una persona che nasce in una famiglia invischiante tenderà a riproporre gli stessi schemi, gli stessi atteggiamenti, le stesse relazioni anche nei suoi rapporti da adulto. Se sei vittima di questo atteggiamento, ti consiglio di imparare a riconoscere che le tue esigenze, le tue difficoltà sono diverse, sono separate dalle esigenze e dalle difficoltà altrui. Ognuno è il caso che riprenda la responsabilità sulle proprie difficoltà. Spero che questo video ti aiuti a capire quali sono gli schemi di pensiero dietro al tuo bisogno di dover aiutare gli altri. Se hai domande, delle curiosità, tranquillamente puoi scrivere nei commenti. Poi ti ricordo di mettere un like al video. Questo piccolo gesto mi permetterà di crescere e di far conoscere i miei contenuti a più persone. Poi guarda questo video dedicato ai confini relazionali, video assolutamente da vedere insieme a questo. Qui ti ricordo di iscriverti al canale e noi ci vediamo al prossimo appuntamento.